Pare che siano già lì. Il corteo è già partito? Ok. Come mai a 6 mesi di distanza dalla rivoluzione continuate a scendere per strada? Perché la fiducia che la popolazione ha dato al nuovo governo di transizione è venuta meno giorno dopo giorno e si ha l'impressione come... Che la rivoluzione sia stata tradita? Sì, esattamente. Era il 14 gennaio 2011, un venerdì, quando il presidente Zine El Abidine Ben Ali, al potere da 23 anni, veniva costretto da una clamorosa protesta di piazza a dimettersi e a lasciare la Tunisia. Una fuga precipitosa a coronamento di una sollevazione popolare durata 3 settimane, con 240 morti e migliaia di feriti. È stato il primo successo delle cosiddette primavere arabe, un fenomeno che si è poi esteso a macchia d'olio e sta ridisegnando la mappa geopolitica dell'Africa del Nord e del Medio Oriente. Adoro queste immagini, mi fanno ancora venire la pelle d'oca. Non ce la faccio. La polizia lo cercava già dal giorno prima. Seguivano tutti i ragazzi del quartiere. Li pedinavano. Volevano sapere cosa facevano e perché. E quella mattina l'hanno intrappolato fra la sede del sindacato e il tribunale. Volevano portarlo dentro, credo. Per questo lui è salito sul traliccio. Purtroppo è scivolato. Si è attaccato a un cavo, ma il cavo si è spezzato e lui è finito giù. A terra i poliziotti l'hanno anche calpestato. La signora dice che suo figlio Hosin è caduto dal traliccio. Ma la verità è un'altra e anche lei lo sa. Solo che l'Islam non ammette il suicidio. Era un bravissimo ragazzo. Un figlio dolcissimo. Ogni volta che usciva di casa oppure tornava, mi baciava sulla fronte. Adesso che non c'è più, i miei capelli sono diventati tutti bianchi. Non c'è da stupirsi se Sidi Bouzid è diventata, nei mesi della protesta contro il dittatore Ben Ali, la capitale dei suicidi, dei martiri, come li chiamano qui. Erano tutti giovani e tutti disperati. برشا ناس على باز تغلط في ناس كيما صحفي في لابريس يحشي فيه لي دارات هنا تحشي فيه اجا غدوة بعد غدوة الكلها تحشي فيه جين وخمار تحشي فيه واللي تعدي في الاخبار. L'hanno chiamata la rivoluzione dei gelsomini, dal nome del fiore che i bambini vendono a mazzetti nelle strade del centro. Sono assai profumati, ma durano lo spazio di una serata. Un po' come l'euforia per la rivoluzione, che si è subito dissolta sotto il peso dei contrasti.
Ma non possiamo andare avanti così. Non abbiamo di che sfamarci. E i nostri figli muoiono annegati per arrivare in Sicilia in cerca di lavoro. È terribile. Non abbiamo più lacrime per piangere. Perché non possiamo avere lavoro qui, come ce l'hanno sulla costa, ad Hammamet o a Sfax? I giovani di Sidi Bouzid sono parcheggiati al bar da mattina a sera, a sognare un futuro che non arriva. Per questo si sono rivoltati, in nome della dignità. Ma finora non è cambiato nulla. E allora si continua a sognare e ad aspettare, fumando la shisha e bevendo caffè. Ci sono delle regole non scritte in base alle quali a ogni rivoluzione corrisponde una controrivoluzione. Chi fa le rivoluzioni non è purtroppo tra quelli che poi ne beneficiano. E spesso serve del tempo perché una rivoluzione raggiunga gli obiettivi. E noi tunisini dobbiamo essere ben coscienti di tutti questi pericoli. E bisogna fare in modo che le regioni dell'interno, lì dove tutto è iniziato, e i giovani possano beneficiare dei cambiamenti in corso. Altrimenti la gente tornerà a manifestare nelle piazze. La nostra è stata una rivoluzione pacifica e abbiamo fatto di tutto perché lo restasse. Adesso c'è il pericolo di una rivoluzione nella rivoluzione e questa rischia di essere violenta. Per noi lo Stato non può imporre ai suoi cittadini nessuna scelta religiosa. Deve garantire semmai la massima libertà. Quindi, tanto per fare un esempio, non può essere lo Stato a decidere se le donne devono portare il velo oppure no. In Turchia, Atatürk aveva imposto il divieto